Dal Vangelo di Giovanni. Gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere un motivo di accusarlo. Si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là, in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno. Va e d'ora in poi non peccare più». Siamo alla quinta domenica del tempo di Quaresima, quel tempo e quell'opportunità grande di conversione che viene riservata a ciascuno di noi. Ma nessuno può cambiare vita, può cambiare stile di vita, può cambiare atteggiamento se non si sente amato. Se non si sente amato per quello che è, invece che giudicato, invece che escluso per il suo sbaglio. Quella donna che aveva commesso un peccato stava per essere lapidata, secondo la legge. Quegli uomini stavano aspettando la legge. Ma Gesù disse loro: «Fermatevi, fermate quella mano che stringe un sasso. Provate a guardare a questa donna. Provate, ancora prima di guardare a questa donna, guardare a voi stessi. Guardate, se voi avete la possibilità di dire: io non ho peccato. Ecco, se aveste questa caratteristica, questa possibilità, scagliate pure il sasso. Ne avreste il diritto». E uno a uno lasciano per terra quel sasso e se ne vanno. E Gesù resta da solo con questa donna. Lui avrebbe potuto tirarlo questo sasso, ma dice: «A me non interessa questo. A me interessa partire dalla tua storia, dalla tua fragilità, dalla tua debolezza, dalla tua storia di peccato. E da lì partire per una vita nuova». Difatti Gesù le dice alla fine: «Ti ha condannato qualcuno? No. Allora vai e non peccare più. Perché è solo lì che troverai la felicità. E qualora tu sbagliassi ancora, sappi che c'è un Dio che ti accoglie. Sappi che tu stessa puoi accoglierti». E allora ancora una volta ci colleghiamo alla storia del beato Luigi Palazzolo, e che ci aiuta a capire che si può amare gli altri consolando gli afflitti, quelli che portano dentro di sé un dolore, una sofferenza, un peso per il proprio peccato. Ecco, consolando loro si può dare felicità. Dando felicità si può diffondere quell'amore di cui tanto parliamo.